Oggi celebriamo una delle feste più belle della Madonna, la sua glorificazione in corpo e anima al cielo. Il Vangelo è il brano di Luca col Magnificat di Maria. Secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, Maria è entrata nella gloria non solo con il suo spirito, ma integralmente con tutta la sua persona. La madre di Gesù, proprio come colui che lei ha generato, non ha conosciuto la corruzione del sepolcro, ma ha partecipato anche lei alla piena resurrezione. Quindi il mistero della resurrezione è al centro di questa festa. L'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo è di fatto la Pasqua di Maria, una Pasqua che è segno di speranza, di garanzia di salvezza per ogni uomo. In lei la Chiesa e tutti noi discepoli ritroviamo e comprendiamo il destino di ogni creatura umana. Il nostro destino nel giorno della resurrezione sarà simile a quello della nostra Madre Celeste. Maria, assunta in cielo, ha già conseguito ciò che noi attendiamo e proclamiamo nel Credo, la resurrezione della carne e la vita del mondo che verrà. Ma il Vangelo ci mostra anche quale sia il motivo più vero della grandezza di Maria e della sua beatitudine. Il motivo è la fede. Infatti, Elisabetta la saluta con queste parole: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». La fede è quindi ciò che delinea tutta la storia di Maria. Lei per noi è il modello del credente. Lei sa, e lo afferma nel Magnificat, che nella storia di noi uomini pesa la violenza dei prepotenti, l'orgoglio dei ricchi, l'arroganza dei superbi. Ma Maria crede e ci ricorda con fermezza che Dio non lascia soli i suoi figli, umili, poveri, ma li soccorre. Li soccorre con misericordia, al punto di rovesciare i potenti dei troni, disperdendo gli orgogliosi nelle trame del loro cuore. Ma la fede non è sufficiente per noi cristiani. Il Signore, come diceva il Beato Livatino, ci giudicherà non in base a quanto abbiamo creduto, ma in base a quanto siamo stati credibili, quindi in base alla carità con cui abbiamo agito. Come Maria si alza e va in aiuto alla cugina Elisabetta, anche noi dobbiamo alzarci, uscire dalle nostre case e con carità fraterna andare in aiuto al nostro prossimo.